180. Terza volta che Mirko gonfia la gomma. Ci risiamo un'altra volta e ancora e ancora. Ascolta, ce la stiamo facendo però. Sì. La stiamo facendo. Buonasera, cena indiana. Menù scelto da Mirko perché io. La scelta da loro. Povera vittima inconsapevole di un agguato gallese. Mango, cipolla, pomodori e cetriolo. Questo non si capisce, non si sa. Cocco, tipo salsa yogurt alla menta, ma neanche. Mm-hmm. Fatto sta. Quella yogurt e menta. Yogurt e menta, però strane da matchare, ecco, secondo me. Per me è tosta perché sono quasi tutte dolcissime e mangiarle come antipasto così è strano veramente, è proprio inaspettato, poi strano di conseguenza. Per me siamo partiti proprio malissimo. Pollo? Sì, sì. Oh, quindi abbiamo avuto esperienze con le salsicce tipo noi. Beh, no, salsicce. Non è salsiccia, è tipo spiedino di pecora. Questa è una salsiccia di agnello, dicevi? Lamb? Sì. E com'è essa? Però non mi... scusami, allora, vabbè, partiamo dal riso. Riso basmati. Agnello. Questo è l'agnello, lamb shack. Patate con la salsetta. Questi sono funghi. I funghi. E questo è il marsala. Chicken marsala dovrebbe essere. E Nan come accompagnamento. E Mirko come accompagnatore. E Mirko come può accompagnare solo. I funghi non mi dispiacciono, le patate neanche. Ma questo è bomba. Buono? Pollo, sì. Il pollo non è piccante, vero? No, anzi, è solo un po' dolce. Lascia fare, vecchio mio. Lascia fare. Campo di battaglia quasi evacuato totalmente. Questo è andato alla grande, io sto piangendo quasi. È il secondo bomba, veramente. La stanza blu. Entro e chi trovo? Mirko, vabbè. Io lavoro qua. A parte questo. Ma stavo notando che ce n'è un altro di sopra. Sì, è da 6. E c'è anche l'armadietto qua. Mm-hmm. Non c'è tutto. Cioè, beccati quanto spazio che c'è qua dentro. Ci metti anche tua mamma. Sì, tipo forno crematorio. No, dai. Ascolta, allora, qua c'è una prova da fare. Sì, aspetta che metto tutto nel mio io forno. Sono in trepidante attesa perché è... Se non sbaglio, sì, però abbiamo dormito due notti per terra, in pratica. Perché comunque era più comodo. Ospiti di Nata, che ringraziamo, se mai vedrà il video. Che era più comodo di tutti gli altri letti. Esatto, assurdo. Usato. Mentre gli altri due letti, cos'è che avevano peculiarità? Le molle. Avevano le molle, quindi perché un vecchio materasso a molla. Alto così e la molla alta così. E quindi tu dormivi sulla molla. E quindi questa è la nostra ultima sera. Adesso Mirko ci dirà... Guarda, non lo premo neanche. Pian, fallo qua, Mirko, fallo qua. Siamo qua. C'è più luce. Allora, mi appoggio e basta, ti dico già che è molle. No. Sì, eccole qua. Veramente? Dio santo, anche questa è molle. Beh, pazzesco, ragazzi. Cioè, in pratica su tre strutture... Cioè, questo... Sei sicuro? Sì, sono molto sicuro. In pratica su... Questo diventa così, praticamente tu dormi sul... su tre strutture, su tre, nelle quali abbiamo dormito... hanno il materasso a molle e niente, a parte volendo ci dormo anch'io, uguale, tanto cambia niente. E niente, questa è la stanza, anche bella perché c'è il soffitto, a parte che è tutto in legno. Questo sa di vernice fresca, sa di legno e vernice, sì, quindi è tutto in legno. Letto a castello da 3 più 3 fa 6. Magneto carino, comunque vedi che è proprio rifatto questo stello qua, cioè è molto recente, moderno. Anche il bagno molto bello. Che tra l'altro forse hanno scelto anche l'opzione più economica. Può essere. Che non devi dipingere, è tutto... Ma anche il bagno è bello, a parte che vabbè i colori vedi sono belli, moderni. Compensato, cioè bello. Non lo devi dipingere, non paghi per dipingere, c'è il compensato che ti copre i muri. Bello, beh direi che per una stanza di ostello 2 minuti di video sono anche più che sufficienti. Questi laccati, carini. Bene, allora si trova il famoso sidro. Siamo. Io sono convinto che questo qua sia come quella che ho bevuto prima.
Quella birra ti dicevo c'aveva un gusto un po' strano. Questo è birra, quell'altro era sidro. Cioè questo è sidro, quell'altro era birra. Sembra quasi vino. Il sidro, sì. È un po' più acetoso, un po' più... Madonna. Quindi, schifo o... Beh, non mi fa impazzire. Tu pensavi già te lo devi per tutto. Penso a te. No, io non sono assaggiato, devo. Tu lo devi per tutto. Pensa a te. Pensa a te, io avevo la birra ieri sera. Non è buonissimo, Ah, che schifo che fa. Ah, proprio ti fa cagare così nettamente? Nettamente proprio. Cazzo. Cioè, non lo so se sia per il fatto che non è abbastanza fredda, non lo so, ma... Oddio, è proprio il gusto, forse non siamo abituati, io non... Mi sembra l'aceto. No, ne ho bevuto di sidro, ma questo fa poco. Ah sì, schifo. Addirittura ne hai bevuto? Sì, sì. Cazzo. Non mi piace solitamente, non mi piace il sidro, però questo fa veramente cagare. Beh, se mai non diciamo che lo lasciamo qua nel angolino. No, ce lo portiamo adesso a casa. Vediamo se riusciamo, se riusciamo a berlo in qualche modo. Devo... Spacco bottiglia a masso, famiglia con questo sidro. Oh! Mirko, se vuoi il sidro è là di fianco al bidone. Grazie, okay. Vabbè.